Your favorite player? I'm the great pretender. Il grande, straordinario commediante del tennis mondiale, il mito Jimmy Connors, non vuole che si riprendano i suoi palleggi al Circolo Nettuno di Villa da Barca a Bologna. Appena entri però è il suono della sua palla a indicarti dove trovarlo. Quando finisce tre quarti d'ora di colpi mancini, col cappotto sopra la tuta non tradisce le attese. Di Jimmy Connors ce n'è stato uno solo, rimarrò solo, e quindi nonostante il mio temperamento, nonostante tutti i miei atteggiamenti, è sempre stato un piacere a giocare a questo livello. A Bologna per visitare Motor Show e Lamborghini, il 65enne Jimbo si porta tutta la sua storia appresso. 268 settimane da numero uno, battaglie epiche con Borg e McEnroe, che di lui disse: vorrei amare il tennis come lo ama Connors. Non c'è niente come il tennis, e quindi rimane nel mio cuore come sport, come tutto. È un ottimo esercizio, buono, e quindi voglio continuare a farlo. Tutto è molto cambiato, non è più il tennis di una volta, giustamente così. Ci sono giovani che sono venuti alla ribalta, altri personaggi, altri temperamenti, con altre caratteristiche. Quindi anche se amo di più il tennis dei miei tempi, è comunque giusto che le cose vadano avanti così.